Qual è il segreto di questa grande famiglia, in particolare il suo, che è stato così capace ad avere tanto successo all'estero da un punto di vista imprenditoriale, pur mantenendo stretti i legami col territorio? Il territorio è stato importante perché la nostra installazione nella piana di Albenga è logistica e ci permette di una ottima distribuzione in tutta Italia. E di qua la vicinanza del porto di Savona completa il cerchio affinché si possa distribuire i prodotti che importiamo su tutto il territorio. Ecco, il porto di Savona ultimamente crescerà da un punto di vista turistico, da un altro punto di vista il suo? Anche, ma il porto di Savona oggi è diviso in due settori, Savona città sarà turistico e Vado sarà merceologico, quindi noi siamo installati a Vado, quindi non avremo problemi, i due flussi potranno crescere in parallelo. L'imprenditorialità savonese dovrà cambiare in che cosa secondo la sua esperienza? Io penso che l'imprenditorialità savonese si deve rivolgere alla risorsa porto, che sia porto storico qui a Savona, che sia porto commerciale, diciamo principalmente a Vado, però penso che col calo che c'è stato in questi ultimi decenni sull'industria necessariamente deve rivolgersi verso le attività che derivano dal porto.